Ciao Anna, quante ne combini ogni giorno a casa della nonna? L'abbiamo capito tutti che anche se sembri tanto piccola e innocente, si scaltra come pochi. L'altra settimana sono stato a Stoccolma per qualche giorno, il che vuol dire che è il mio secondo viaggio in Svezia quest'anno, dopo essere stato a Malmo lo scorso aprile, come spero ricorderai. Anche stavolta ho avuto modo di girare in lungo e largo sui vari isolotti su cui è costruita la città, come un turista vero e proprio. Per fortuna il tempo è stato molto migliore di quanto le previsioni avevano annunciato. Invece di 5 giorni di pioggia continua, ho trovato delle giornate più o meno serene. Anzi, in un paio di occasioni, un sole bello forte mi ha accompagnato nelle mie passeggiate. Guardandomi in giro mi sono chiesto cosa rende una città viva. È una domanda che mi viene in mente spesso quando sono in un posto nuovo, in particolare se ho tanto tempo a disposizione come stavolta. La mia prima risposta è che tutto sta nei monumenti, nei palazzi, nei pezzi di storia che sono stati conservati con cura e attenzione nel corso dei secoli. E in centro Stoccolma ce ne sono diversi, tra cui il Palazzo Reale. Ma più li guardi, più ti rendi conto che in fondo sono immobili, impenetrabili, monumenti stessi di un prestigio forse solo superficiale. Allora mi sono messo a guardare tutti quei posti che invece sono usati quotidianamente per le varie attività mondane ma necessarie. In particolare le strade, queste grigie arterie di collegamento che permettono il flusso di gente da un posto all'altro, creando quindi una sorta di intreccio che è in fondo il tessuto stesso della città. Forse invece un posto è vivo se ancora in costruzione, un cantiere aperto, una celebrazione del progresso e dell'evoluzione dell'ingegno e dell'ingegneria. In fondo una città va continuamente riparata, altrimenti andrebbe velocemente in rovina, apparendo abbandonata, dimenticata, tutto il contrario che viva. L'ultimo giorno mi sono ritrovato su quest'isola dove c'è un grandissimo parco in cui puoi completamente dimenticarti di essere nel bel mezzo di una grande città. Per questo qualche anno fa Stoccolma era diventata la prima capitale verde europea, in riconoscimento del suo impegno nel rispetto dell'ambiente. Alla fine non ho potuto non arrivare a questa conclusione. Che una città è viva solo se i suoi abitanti sono vivi, hanno interessi, passioni, sogni, preoccupazioni. Insomma, tutte quelle cose, piccole e grandi, che accompagnano la vita di tutti noi. La città diventa quindi il luogo in cui tutte queste emozioni si intrecciano, si complicano, si risolvono o si ignorano. Forse mi dirai che non ti ho detto praticamente niente di Stoccolma. In realtà, pur non avendoti dati i dettagli che puoi trovare su qualche guida turistica, mi sembra di averti detto tutto. Ci vediamo tra pochi giorni e, mi raccomando,